Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova video lezione di storia. Oggi parleremo della civiltà cretese. Nell'isola di Creta, intorno al 2500 a.C., nacque la civiltà cretese o minoica, dal nome del re Minosse. I cretesi fondarono città-palazzo indipendenti l'una dall'altra. Cnosso era la più monumentale. Verso il 1450 a.C. si batté sull'isola un forte maremoto, a cui poi seguì l'invasione dei Micenei e la fine della civiltà cretese. La posizione dell'isola di Creta era favorevole al commercio marittimo nel Mediterraneo. Praticava l'agricoltura basata sulle coltivazioni di ulivo e viti. Si praticava anche l'allevamento e la pesca. Gli artigiani erano abili produttori di gioielli e ceramiche. I cretesi erano divisi in città-palazzo, autonome, ognuna governata da un re sacerdote. Il palazzo era il centro di vita politica, religiosa ed economica. I cretesi erano politeisti, cioè adoravano molti dei. La divinità principale era la dea madre, simbolo di fertilità. Alla Dea Madre si dedicava a giochi sportivi e feste. Lo spettacolo più famoso era la tauromachia, ossia lo spettacolo con i tori. Ragazzi e ragazze dimostravano il proprio coraggio aggrappandosi alle corna di un toro, per poi fare una capriola sul suo dorso. La scrittura più antica era simile a quella degli Egizi. Verso il secondo millennio a.C. comparve una scrittura ancora non decifrata, la lineare A, composta da circa 90 segni. La nostra video lezione termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!